Bentornati raga, qui Gonzo Just Gaming. Oggi vorrei dare un'occhiata alla modalità difficile del laboratorio di Last Dune Art. E vorrei iniziare subito dicendo che per quanto si chiami difficile, onestamente io l'ho trovata facilissima. Se hai visto già i video sulla modalità normale, sicuramente già saprai come ripulire questa zona in efficienza, quali abilità utilizzare, saprai anche utilizzare le armi da taglio e tante altre piccole cose che già abbiamo visto nella playlist per chi ha già assemblato il chopper. Ed è proprio per questo che io ho trovato questa modalità facile. Per buttare a terra questi zombie saremo costretti ad utilizzare le armi Genesi. Per cui, a differenza ad esempio del bunker Alpha, in cui i nostri danni sono minorati e gli zombie invece ci fanno più male, qui li potremo buttare a terra a danni pieni. Per cui non mi voglio troppo soffermare su come fare questa zona. Perché appunto se già hai visto le mie guide lo saprei fare benissimamente con le armi da taglio, figurati con le armi Genesi. Vorrei però riflettere sul perché qualcuno dovrebbe iniziare a farmare o meno questa zona. Innanzitutto, come il bunker alfa in modalità difficile, qui otterremo degli oggetti speciali che ci serviranno per aumentare la reputazione con Eva. Salendo di livello con Eva potremo ottenere diverse cose, tra cui alcune perk per ripulire la modalità normale. Alcune perk per ripulire il laboratorio, armi Genesi, più spazio nelle casse del porto, delle skin e degli oggetti speciali, più altra roba che secondo me è molto carina e che prenderà una ragion d'essere tanto più avanzeremo nello sviluppo del laboratorio. Inoltre, uccidendo gli zombie in questa modalità, potremo aprire le due ulteriori casse che sono state inserite nel laboratorio, cioè la cassa Alpha e Beta, difficile. Grazie a queste casse potremo ottenere delle corazze di alto tier, come ad esempio la Kevlar, che fino ad ora non si poteva assolutamente beccare da nessuna parte, CBRN, Hazmat, armi full moddate, oggetti del laboratorio e soprattutto altre armi Genesi, che potremo poi reimpiegare per affrontare sempre il laboratorio in modalità difficile o il boss del settore B1, il rompighiaccio. Questo è l'unico boss fino ad ora del laboratorio che richiede un'arma Genesi per essere sconfitto o almeno per affrontarlo durante la prima parte. Dà un'occhiata al link in descrizione così troverai sicuramente il video. C'è a chi il loot di queste casse non piace particolarmente perché fondamentalmente sarà riutilizzato stesso nel laboratorio. Tuttavia, io per arrivare dall'inizio alla fine del settore A1, saltando alcune stanze ma aprendo tutte le casse, ho usato circa mezzo equalizzatore, una pistola Genesi e mezzo fucile a pompa. Insomma, se ci pensiamo, non è che sia tutto questo costo. Però il tutto rientra in ciò che abbiamo detto nel video sulla stagione 16 e di come essa non avverrà probabilmente al laboratorio. Ovviamente perché si riferisce poi all'aggiornamento che è appena arrivato. Il laboratorio, infatti, nel momento in cui viene pubblicato questo video, è ancora in fase di sviluppo e ancora non abbiamo quindi visto la direzione generale, il ruolo che avrà all'interno dei progressi di gioco una volta che sarà completamente sviluppato. Tieni a mente che la modalità difficile non è l'unico modo per fare reputazione con Eva. Possiamo uccidere i boss dei settori B, anche se ci daranno davvero pochi oggetti di reputazione. La seconda invece è riservata per chi ha pulito completamente il settore B2 e quindi ha completato anche i settori precedenti. Infatti, dopo questa impresa, l'inserviente apparirà nel piano principale del laboratorio Genesi per proporci degli scambi. In cambio di crediti o d'oggetti, lui potrebbe offrirci alcune armi Genesi, delle tessere Alpha o Beta del laboratorio, oppure gli oggetti reputazione di Eva. Mi raccomando, lascia un commento e dimmi che cosa ne pensi di questa modalità. A me il laboratorio in sé per sé sta piacendo moltissimo, per cui iscriviti e attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Dune Earth e non. Qui con Zoges Gaming, buona caccia!